La stagione invernale offre molte occasioni per osservare il cielo. Le notti sono lunghe e già dal tardo pomeriggio è possibile ammirare, tempo e inquinamento permettendo, la volta celeste. La costellazione che domina il cielo invernale è quella di Orione, ben visibile a sud dal calar della sera fino a notte inoltrata. Orione, al pari dell'Orsa minore e maggiore, è una delle costellazioni note fin dai tempi antichi e utilizzata dai naviganti per seguire le rotte. Orione raffigura un gigante cacciatore che impugna una clava ed è armato di una spada pendente dalla sua cintura. Secondo la mitologia greca, il personaggio di Orione era figlio del dio del mare Poseidone e di Euriale, figlia del re di Creta Minosse. Orione fu ucciso dal morso di uno scorpione inviato dalla dea della caccia Diana, che si era invaghita di lui senza però essere ricambiata. Quando Zeus scoprì cosa era accaduto, si adirò molto, fece uccidere lo scorpione e decise di far ascendere al cielo Orione. Da allora la costellazione di Orione splende nell'emisfero boreale, mentre affronta coraggiosamente la carica del toro in compagnia del fedele segugio Sirio nel cane maggiore e lontano dallo scorpione. La costellazione dello scorpione sorge quando Orione tramonta, affinché il terribile mostro non possa più insidiare il grande cacciatore. Secondo la tradizione cristiana, invece, Orione rappresenta San Giuseppe e le tre stelle della cintura sono identificate con i re magi. Orione appare come un grande quadrilatero. Due dei suoi vertici sono due stelle di prima magnitudine, Rigel e Betelgeuse. La costellazione racchiude diversi asterismi, di cui due ben visibili, la cintura e la spada. Quest'ultima è costituita da un gruppo di stelle allineate verticalmente e dalla nebulosa M42. La nebulosa, tra le più luminose del cielo, è visibile a occhio nudo e dista da noi circa 1400 anni luce, estendendosi per oltre 23 anni luce. È una zona dello spazio culla di molte stelle, in cui gli astronomi hanno avuto modo di osservare protostelle, dischi protoplanetari e nane brune. Anche con un semplice binocolo, M42 appare come un gruppetto di stelline di colore azzurro avvolte in un velo nebbioso. Si tratta della nebulosa molecolare che fino a pochi anni fa nascondeva alla nostra vista una nursery stellare piena di stelle giovani e calde. Solo di recente, infatti, i moderni telescopi ci hanno permesso di avere riprese combinate nella banda del visibile e dell'infrarosso della spettacolare M42. Lavorando nella banda dell'infrarosso, è stato possibile attraversare gli strati oscuri della nebulosa rendendoli trasparenti. M42 ci ha così mostrato i suoi segreti, svelandoci le stelle che in essa si sono recentemente formate. Nel cuore della nebulosa sono presenti quattro stelle brillanti che formano il cosiddetto trapezio, un gruppo di stelle giovani, molto calde, che emettono forti radiazioni ultraviolette, che disperdono e illuminano il gas della nebulosa. Oltre al trapezio, le osservazioni nella banda dell'infrarosso ci hanno rilevato la presenza di altre stelle giovani, non osservabili nella banda del visibile. In M42, i getti di gas emessi dalle stelle giovani a circa 700.000 km all'ora si scontrano con il gas e polvere costituenti la nebulosa stessa, eccitandola e scolpendovi forme strane e affascinanti. Queste ci forniscono importanti informazioni su come le stelle sono nate e su cosa sia accaduto nei primi anni della loro vita. Per quanto riguarda i pianeti, questo inverno offre pochi ma interessanti spunti. Di sera, ormai basso verso ovest, Giove domina la zona di cielo a destra di Orione, risplendendo di magnitudine meno 2, più luminosa della stessa Sirio, e tramonta sempre più presto fino a quando, verso marzo, potremo scorgerlo con difficoltà nei bagliori del tramonto. Vicino a Giove, con un piccolo binocolo, è possibile osservare anche Urano. Fino alla mezzanotte il cielo rimane privo di pianeti. Dobbiamo attendere il sorgere di Saturno tra le stelle della Vergine, qualche grado a sinistra della brillante spica, rispetto alla quale è leggermente più luminoso. I celebri anelli sono ben visibili anche con un modesto telescopio. Alle ore piccole, infine, volgendoci verso est, vediamo sorgere il faro Venere, il più brillante dei pianeti, che resterà visibile fino a marzo a partire dalla completa oscurità ai primi chiarori dell'alba.
Marte e Mercurio non sono in posizione favorevole all'osservazione. Arrivederci da Occhio al Cielo e cieli sempre sereni. We'll be right back.